Oggi non faccio altro che annoiarmi. Principe Zaffiro, le truppe sono già schierate. Avete dimenticato che alle 10 dovete passarvi in assegna? Siete già in ritardo. Oh, dovete adempiere al vostro dovere. Un bel comportamento. Eccomi un asciugamano. Sbrigatevi e fate in fretta. Soldati, attenti. Presenta. Pale, andiamo! Dove andate, principe Zaffiro? Suarte se ne va! Bel colpo, siamo riusciti a svegnarcela! Salve, Altezza! Dove state andando? Non sono affatto tenuto a dirlo a voi! Come volete, spero solo che non abbiate in mente di andare nella Valle del Sud! Perché non posso andare là? Ci sono spesso frane, è pericoloso! Lo terrò presente! Seguitelo e vedete se entra nella valle. Vado. Eccomi al bivio. Siccome amo il rischio, andrò a sinistra nella Valle del Sud. Via, Opale! Oh, quante rose. Chi le avrà gettate in terra? È un posto interessante, non vedo minacce di frane. Chissà perché Geralamon ha voluto avvertirmi. Magnifico quel castello che domina tutta la valle. Andiamo, Pale! Cosa fate, imbecilli? Rialzate la tenda! Agli ordini, comandante, alzate il tendone! Meno male che era già passato, altrimenti... Oh. Che bello, entriamoci dentro. Ti va, Opale? Cos'è che non va, cavallino? Succede, non vuoi entrare? Buono, su, sta buono! Non è il momento di fare bizze! Cosa c'è? È solo un vecchio castello! Non è niente di speciale, sta buono! Cos'hai, Opale? Voi vi chiamate Zaffiro, non è vero? Sì, infatti, e sono un principe. Siete un vero principe? Sì, esatto. E dite, voi chi siete? Forse ci vedremo ancora, principe. Ora vogliate scusarmi. Aspettate, non andate via. Almeno ditemi il vostro nome. Che strano, mi è sembrato che sparisse. Sento un ottimo profumo di rosa. Alte, non si mossa! Chi sarà mai? Meglio vedere. Come avrà fatto ad entrare? Venite avanti! Vengo a prendervi, Altezza, per portarvi al Castello delle Rose. Che nome magnifico per un castello.
nuovo quello strano profumo. Si sta dirigendo alla Valle del Sud. Sono curioso di vedere dove andremo a finire. Potete scendere, Altezza, siamo arrivati. Oh, è incantevole. Chiederò dove sono e... Oh, la carrozza è sparita. Come avrà fatto ad andarsene tanto in fretta? Qualcuno vuole che entri. Che strano posto. Che bello è stato. Come faccio ad entrare? E queste altre due, come sono grandi, ma sembrano piuttosto come delle barche a forma di rosa. Principe Zaffiro? Oh? Vi prego di salire sulla barca della Rosa Bianca. Va bene. Adesso cosa succede? Benvenuto, Altezza. Ah, siete voi. Io sono il Duca delle Rose Bianche. Posso chiedervi perché mi avete fatto venire qua? Ve lo spiego subito, principe. Parecchi secoli fa i miei avi costruirono la dimora che vedete. La gente del mio casato ha sempre vissuto qui, una generazione dopo l'altra. Ma da un po' di tempo qualcuno sta cercando di mandare via me e la mia famiglia. Io vi scongiuro, principe Zaffiro, dateci una mano. Cercate voi di aiutarci. Noi non vogliamo abbandonare la nostra antica dimora. Purtroppo non potremmo vivere in nessun altro posto. E chi sarebbe questa indegna persona che sta cercando di mandarvi via? È il Granduca Gerolamon. Gerolamon? Promettetemi il vostro aiuto. Su, fatevi coraggio. Dannato Granduca. Va bene, ve lo prometto. Sta a sentire, fratello, io non mi fido troppo di questo principe. Potresti essere più cortese, fratellino. Vi prego, scusate mio fratello, il Duca delle Rose Rosse. Ho pensato al nostro problema. Per conto mio sono stanco di vivere in questa terra dove non crescono che erbacce. Perciò propongo di lasciarla al Granduca Gerolamon. Oseresti tradire la memoria dei tuoi avi e la terra che ti ha dato i natali? Di ciò che vuoi, ma a me non me ne importa niente. Ho già deciso di dare questa terra al Granduca. Noi ce ne andremo dove non ci saranno tutte queste erbacce e staremo meglio. Sei uno sciagurato, fratello. Smettete di litigare, siete fratelli. Altezza, voi fareste bene a non ficcare il naso negli affari nostri. O raccontiamo in giro il vostro segreto. Il mio segreto? Fratello, è davvero meschino rivelare i segreti altrui. Non mi importa niente, tanto lo conosci anche tu, il segreto del principe. A noi è stato concesso il potere di scoprire tutti i segreti degli esseri umani. Di quale segreto state parlando? Che siete una ragazza. Anche se sei mio fratello, non posso tollerare che davanti a me ci si comporti come un marrano. In guardia! Come osi? Prendi questa! Vuole
dovete smetterla! Che è successo? Presto, principe, scappate! Calabroni, pungete Zaffiro! Andate via, principe! Pungete, Calabroni! Così impari! Principe Zaffiro, gli serva di lezione. Vi curerò, principe. Sogno. Vi scongiuro, cercate di aiutarci. Ma allora... La gittata delle nostre armi da questa fortezza è ottima. Se questa fortificazione si aggiunge al resto, sarà facile per noi distruggere il paese vicino. Così finalmente potremo mettere le mani su questo ricco territorio che confina con il nostro. Sta arrivando il principe Zaffiro! Cosa? Tirate su il tendone! Mettete via i cannoni! Sbrigatevi con l'operazione! Presto! Operazione mimetizzazione! Non dobbiamo farci vedere! Via, presto! Muovetevi! Via i cannoni! Chiudete le feritoie! Fate presto! Non gradisco correre sull'affusto! Fermatemi! Agli ordini! Che ci fate qui? Salve, principe. Ho avuto notizia che c'era stata una frana. Non mi pare che ci siano state delle frane. Dite la verità, cosa vi ha spinto a venire fin qui? Assolutamente niente di speciale, vostra altezza. Sicuro? Il duca delle rose bianche, proprietario di questo territorio, mi ha detto che voi state cercando di prendervi il suo castello e il ducato annesso. Duca delle rose bianche e il suo castello? Ma di che cosa parlate, altezza? Non fate finta di non sapere nulla. Principe, non c'è nessun castello in questa valle, c'è solo quel vecchio castello abbandonato su quello sperone di roccia. Guardatevi attorno, scorgete il castello di questo duca delle rose? Forse ieri notte ve lo siete sognato. Davvero strano, eppure ci sono entrato. Fantastico, Granduca, voi riuscite sempre a infinocchiarlo. Che gridate? Su, stanno ancora lavorando, se ne accorgerà. Idiota! Oh, sono rose. Che state facendo quassù? Costruiamo una fortificazione, altezza. Cosa? È così, una fortificazione. Allora Gerolamo sta preparando un attacco al paese confinante. Vi ordino di fermarvi e di non recidere i fiori. Non dovete rovinare questo paese per preparare la guerra. Non vi permetto di farlo. Zaffiro preferisce i fiori alla guerra, quel dannato. Oh, la torre sta crollando!
Accidenti! Oh, ma questa è una frana! Tornato tra noi, principe. Se vi guardate intorno, vedrete i miei compagni sconfitti dal Granduca. Da Gerolamo? Come mai gettate acqua sulle loro ferite? L'acqua è la migliore medicina per me. Cosa? L'acqua è una medicina? Amico mio, povero fiorellino. Ho capito. Allora voi siete gli spiriti dei fiori. Sì, siamo gli spiriti dei fiori della Valle del Su. E io sono lo spirito della Rosa Bianca. I miei seguaci sono delle erbacce. Abbiamo preso sembianze umane per parlare con voi. Migliaia di noi sono calpestati ogni giorno dal Granduca Gerolamon, che ha l'assurda ambizione di fare la guerra. Povero fiore, come ti hanno ridotto. Chiamate a raccolta i vostri amici, sconfiggeremo Gerolamo. Principe Zaffiro, a me non importa proprio niente se le erbacce dovranno morire. Vuoi stare zitto? Io, spirito della Rosa Rossa, ho deciso di stabilirmi nella dimora di Gerolamo. Lì mi godrò la pace del suo giardino assolato. Non ti importa di quello che succederà agli altri. Se le erbacce saranno distrutte, avrò più terra per me. Traditore! E tu sei un gagliotto! Calabroni, pungete Zaffiro! Non ce la faccio, sono troppo veloci. Finirò di restare immobile. Ma è enorme questo calabrone. Non mi lascerò sopraffare. Dannato. Prendi questo. E questo. E questo. Afferrate la carrozza, principe, presto. Non ce la faccio! Vi ho preso, reggetemi! Non ce la potevate fare con quel mostruoso calabrone! Continua a seguirci! Stai indietro, bestiaccia! Ma via! Colpiscilo, te lo ordino! Se mi vieni a tiro, ti faccio vedere io! Aprite, Granduca Gerolamo! Oh! Duca delle Rose Rosse!
Benvenuto, principe Zaffiro. Questo ragazzo mi diceva qualcosa di molto strano. È una cosa che riguarda voi. E dunque mi stava appunto dicendo che lui è disposto a testimoniare in pubblico che voi, principe, siete una ragazza. E state certo che lo farà, a meno che... Quali sono le vostre condizioni? Siccome non posso vivere più a lungo, vorrei che piantaste questa rosa nel vostro giardino, così che la mia famiglia possa sopravvivere. Che diavolo di proposta è questa? Comincio a credere che mi stiate prendendo in giro. Voi non sapete chi sono io? Io sono il fratello minore del re di Silverland, nonché ministro di polizia, e dovrei piantare nel mio giardino questo misero fiore. Dove diavolo è sparito il mio testimone? Granduca Gerolamon, ora mi spiegherete della fortezza. Beh, vi dirò, principe. Ho costruito quella fortezza per difendere la nostra terra, cioè il vostro regno. Otterrò da mio padre il permesso di distruggerla. Questa terra non ha bisogno di fortezze. Mio caro duca, almeno voi state bene. Certo, perché che cosa è successo a mio fratello? Oh sì, ora credo di aver capito. Non siate triste, mio caro duca. Distruggerò quella fortezza. D'ora in poi potrete vivere felice nella Valle del Sud. A nome dei miei compagni vi ringrazio, Altezza. Io e gli spiriti dei fiori non dimenticheremo mai la vostra bontà. Arrivederci, Zaffiro. Addio e sii felice!